Buonasera, buon lunedì, ben ritrovati con Terzo Tempo, la nostra trasmissione di approfondimento sportivo, fari e riflettori puntati ovviamente come al solito sul calcio di eccellenza e di promozione, ma parleremo anche di altri temi, soprattutto del campionato juniores, questo è il motivo per il quale questa sera mi farà compagnia nelle prime due parti della nostra trasmissione l'allenatore della juniores dello Scalea, nonché allenatore in seconda della prima squadra, mister Alessandro Possidente. Buonasera. Buonasera. E grazie per aver accettato il nostro invito. Mister, prima di andare a parlare un po' di quella che è stata la domenica calcistica per quanto riguarda i dilettanti, ti chiedo, da appassionato di calcio, da ex calciatore, da attuale allenatore, qualcosa che riguarda anche il calcio, diciamo, più alto livello. Io non so la tua fede calcistica, ma un parere sul campionato e sui sorteggi della Champions, dopo che è rimasto solo il Milan che ha preso il Barcellona, ti chiedo qualcosa su questo. Hai toccato un tasto molto delicato. Io sono interista, Ehi. quindi abbiamo toccato proprio un tasto proprio Delicatissimo. delicatissimo. Però sul fatto del campionato, il campionato sta dimostrando il valore delle due squadre che sono in testa. Cioè, il Milan non lo scopriamo adesso, diciamo. I giocatori ce li ha, quindi. È normale che sia È lì. normale, ha avuto quel periodo di riflessione dovuto agli infortuni, a cosa, però si è ripresa alla grande. La Juventus sta facendo un bel campionato, però diciamo ancora non c'ha l'organico per poter affrontare, però alla fine se lo giocheranno in due, ma non lo so, può darsi pure che alla Il doppio fine, impegno del Milan può ecco, pesare. bravo, perché c'è pure questo doppio impegno con il Barcellona. Cioè, di meglio non si poteva chiamare sta Forse per situazione. voi dell'Inter di No, meglio, no, il guarda, capo io, a internazionale me si piace tifa il bel Italia. calcio, quindi il Milan è fortissimo, parliamone chiaro. Cioè, l'unica squadra che può affrontare attualmente il Barcellona è il Milan. Cioè, se fa la partita perfetta e c'ha gli uomini che sono tutti quanti a disposizione, è l'unica squadra che gli può dare fastidio. Se no, io non ne vedo altre squadre che possono dare fastidio al Barcellona. Anche perché il Real, per come il calendario della fase finale, potrebbe incontrarlo solo in Solo in finale finale, sì, e solo in quindi finale, solo in sarebbe finale. una finale tutta spagnola, calcio spagnolo che continua. Dispiace per il Napoli. Io dopo Inter sono simpatizzante del Napoli. Cioè, se mi sente qualcuno dice, ma Non è no, possibile, io invece è sono così. simpatizzante del Napoli. Poi ho mio fratello Canè, che lo conoscono, quindi è un tifoso sfegatato del Napoli, quindi Già il nome la dice tutta. già il E nome la dice tutta, quindi non. invece io non sapevo che eri tifoso dell'Inter. Io Sei sono tifoso interista, dell'Inter, altrimenti di nascita sarei proprio. passato avanti, insomma, perché non è un periodo Vabbè, felicissimo. Però è un purtroppo riciclo, è necessario è un adesso. riciclo. Speriamo che Moratti, cioè, cominci a investire sui giovani e sugli italiani, per giù. Sempre tutte queste straniere, cioè alla fine, vedi, scoppiano. Perché impegni di nazionale, impegni di Coppa d'Africa, impegni di questo, impegni alla fine sono scoppiati. Diventa difficile. Gli impegni c'erano anche i tuoi ragazzi, dicevamo in apertura, fra campionato che continua con questa rincorsa alla salvezza e i tanti impegni, fortunatamente, diciamo, della Juniores che adesso, insomma, si appresta ad un altro impegno importante. Già domani c'è questa dentro fuori con la Luzzese dal 2-2 dell'andata. Dicevamo, parlavamo prima di iniziare la trasmissione, è una regola per la Juniores che è uguale a quella delle competizioni FIFA, ovvero il pareggio col gol fuori casa, quindi dopo il 2-2 Valgono i gol fuori casa, se voi no passate domani con qualsiasi risultato, anche con il pareggio, basta ma non perdere, basta non perdere. e non pareggiare E con non più di due bere gol. più di 2-2. Se la partita finisce 3-3, si qualificano loro. Quindi domani è un impegno importante, anche se prima di iniziare mi dicevi che forse all'andata non è stata presa col giusto piglio la gara, Ma in perché non casa magari. avevamo il numero giusto di ragazzi? Perché venivano questi ragazzi che vengono dalle scuole calcio, no? Cioè, non hanno delle basi proprio. A differenza delle altre società di eccellenza, dove tu trovi già un under 93-94 che già è pronto È un per l'eccellenza, calciatore ma vero e pure, ma proprio. noi abbiamo i nostri giocatori che vengono dalla Sicilia, tipo Maesano, Di Rosa, Migliore, Pezzullo, cioè sono ragazzi già, sono già calciatori.
Forse gli under che avevi a disposizione no, dall'inizio. Ma qua noi abbiamo ancora questa tendenza che fino ancora che arrivano gli allievi, l'ultimo anno i padri che vanno sempre dietro con questi zaini, che portano i zaini, fanno, dice, insomma non la prendono non mai. Non li lasciano autonomi. Bravo, non li lasciano mai crescere queste ragazze, capito? Arrivano all'età che poi c'è dagli allievi, devono passare o alla juniores oppure... Allora la prima cosa che pensano i ragazzi da adesso... E che quando li chiama una squadra dice quando mi dai? La prima cosa. Cioè, pure che li chiama una terza categoria dove loro si potrebbero andare a fare le ossa, no? Cioè, a giocare un campionato di terza categoria. Nulla togliere la terza categoria perché quest'anno c'è una bella terza categoria. Però bisogna dare anche il giusto valore ai campionati. Bravo, dai il giusto valore. La prima cosa che dicono adesso, no? Dice ma quando mi dai? Cioè, capito? Non hanno più quello spirito, quella voglia come l'avevamo noi negli anni 70. Cioè, che basta solo la convocazione che noi vedevamo davanti a... Forse oggi una convocazione come potrebbe essere quella per una trasferta come Assoverato, no, sapendo di non giocare, è anche un fastidio. Io ti dico come mi ha risposto un ragazzo a me, un ragazzo quest'anno agli juniores. Cioè, sì, i primi periodi si veniva a allenare questo qua, poi per motivi di studio, giustamente, i ragazzi che fanno la juniores si trovano a fare o il quarto o il quinto. Anni impegnativi, giusto? Anni impegni pesanti, cioè adesso un studio li massacra proprio, quindi poi ci sono quelli là che tendendono un po' a studiare, quindi... Hanno anche il timore di non farcela. Quindi, mister, non posso venire perché devo recuperare, mister, c'ho il rientro, quindi, vabbè, uno va in conto. Allora, questi ragazzi qua, questo ragazzo mi disse a me, mister, a me dà fastidio che lei mi mette in banchina. Cioè, perché se mi chiami, io magari non studio, bravo, però devo giocare. Per ritornare al fatto che noi già eravamo contenti quando solo venivamo convocati, che entravamo a fare giro della prima squadra, cioè ti sentivi importante. Mo adesso no, mister, dove dobbiamo andare? Quando ci vuole? Quando ci ritiriamo? Cioè, capito? Tutto è cambiato totalmente il caso. Per questo ti dico io che i ragazzi nella juniores non è facile gestirli e fare un bel gruppo. Cioè, un gruppo, io ho iniziato con un gruppo, strada a strada l'ho perso, poi ho recuperato altri ragazzi, poi fortunatamente sono arrivati questi altri ragazzi under con il mister, l'abbiamo gestiti fino a quando siamo arrivati a questo momento importante. Stanno dando una grossa mano perché insomma Maesano di Rosa nella stagione. No, Maesano no, Maesano l'ho avuto solo domenica, martedì scorso a Luzzi. È stata l'unica partita che ha fatto con me, però il campo non lo permetteva, lui era già faticato, diciamo, a livello di... perché troppi impegni. Anche con la rappresentativa. La rappresentativa, poi viaggi lunghi, solo a Caperuzzuto, Soverato, insomma, si va a rappresentativa le ha proprio sfiancate a questi ragazzi. E, diciamo che Di Rosa, migliore, Pezzullo, molto capitano, diciamo che è stato promosso capitano Pezzullo, quindi mi hanno dato una bella mano. Vediamo adesso, mister, poi torniamo sulla tua juniores, ovviamente il quadro dei risultati in eccellenza, perché è da qui che dobbiamo partire per analizzare il campionato e come si sta evolvendo. Allora guardiamo quello che è successo tra sabato e domenica nei vari campi calabresi, l'anticipo del sabato a favore del Roccella contro la Bovalinese, poi 0-0 fra Tiderno e Castrovillari, la vittoria del Montalto in trasferta che mette una seria ipoteca sulla vittoria del campionato. Un'altra vittoria importante è quella dell'Isola in chiave salvezza, 4-2 sul Guardavalle, poi Real San Marco Palmese 0-0, Rende Rossanese 3-0, scontro playoff a netto appannaggio della squadra di Cipparrone, Soverato che batte lo Scalea per 1-0 e poi la vittoria a sorpresa del Brancaleone sul Sersale per 4-0. Qual è il risultato che forse ci si aspettava di meno da questa giornata, quello del Brancaleone o qual altro? O forse anche la sconfitta dello Scalea Soverato che stava bene e poteva portare qualche cosa in più a casa? Cioè, parliamo prima delle altre, poi parliamo dello Scalea e ci arriviamo allo Scalea. Cioè, la vittoria del Brancaleone non desta tanto stupore, perché ci può stare. Noi abbiamo vinto pure 4-0 con Montalto. Bisogna vedere le motivazioni, quelle che scendono in campo, come i ragazzi come sono motivati. Cioè noi nessuno ci scommetteva neanche un centesimo. Che noi facevamo quel filotto di vittoria in casa. No, che facevamo quella partita con il Montalto, mi voglio allacciare alla partita del Brancaleone. Una squadra che avevamo molte assenze noi, abbiamo inserito, mi sembra, 5 o 6 under in quella partita, abbiamo fatto un partitone.
contro una corazzata come Mondalte, lo sta dimostrando domenica dopo domenica. Cioè, gli unici risultati che non riesco proprio a cosa sono il... I due pareggi in zona bassa, forse. Sì, il pareggio di Siderno e il pareggio di San Marco. Insomma, il San Marco si è fatto un autogol in casa. Cioè, se tu ti vuoi tirare fuori, insomma, da ste sabbie mobile che ormai sei già là, certo. Cioè, doveva almeno fare il punteggio pieno là ieri. E poi il Siderno. Il Siderno, conoscendo il campo là, conoscendo tutta la situazione, tutto l'ambiente, tutto il contorno che c'è... Cioè, e tutte le vittorie che ha fatto in casa. Tutte le vittorie, perché la salvezza, il Siderno se l'è creata in casa. Non è che a Brancaleone poteva vincere, ha sbagliato un rigore su 1-0 e poi ha preso 3 gol. Cioè, ecco quello. L'unico risultato. Poi a Bovalinese ci stava Roccella. Eppure a Bovalinese... il primo tempo vinceva 1-0. Campionato che rimane comunque aperto. Adesso andiamo a vedere la classifica, perché come dicevamo il Sersale ha avuto un brutto stop. Adesso i punti di distacco dalla capolista diventano 8. Prego la regia di mandarla in onda la classifica, la guardiamo insieme. La guida sempre il Montalto, diciamo 8 punti di distacco dal Sersale, che però sono sufficienti ad oggi a non giocare gli spareggi contro il Guardavalle, che ha più di 10 punti di distacco, e poi Rende Rossanese, che si giocherebbero l'ultimo posto per gli spareggi, ma insomma con questa vittoria per 3-0 si capisce bene quale squadra sta meglio. E in basso c'è sempre un bel gruppo che lotta, anche in questo caso ad oggi Brancaleone San Marco non si disputerebbe come spareggio, e lo Scalea invece sarebbe costretto a quota 27 a giocarsi gli spareggi contro il Castrovillari. Castrovillari che è stato incontrato già 2 volte in questa stagione, 2 pareggi, però io ricordo bene in casa fu la squadra che mise molta pressione, mise molto in difficoltà lo Scalea, che era sempre lo Scalea diciamo di prima mano, mentre poi al ritorno 1-1 in trasferta. Ad oggi questo spareggio potrebbe essere alla portata dello Scalea, o guardando il calendario si può uscire, superare anche magari il Brancaleone? A oggi dovremmo giocare in casa noi, per il gol fatto fuori casa. Per il gol fatto fuori casa. Cioè il Castrovillari, a detta degli addetti ai lavori, gioca meglio fuori casa che in casa. Cioè, gioca palla a terra, all'opposto in casa, palle lunghe, cose. C'è il paragone, dice, ma, come noi, per esempio. Noi in casa facciamo sfagelle, nelle ultime partite facciamo sfagelle, e fuori casa c'è un'altra identità. Sì, non lo so, ma io vedo il mister che noi si prepara la partita come la prepariamo per in casa, la prepariamo esternamente. Poi non lo so, subentra qualcosa che non riusciamo a capire che cosa. Sì, abbiamo forse anche un po' il terreno di gioco, ma questo influisce tanto, perché ieri parlavo con Marco, abbiamo preso il gol per il terreno. Cioè, è stato un episodio che ci ha condizionato tutta la partita e che non siamo riusciti a ribaltare sto 1-0 che abbiamo preso dopo 3 minuti. Però proprio questo, mister, prendere un gol dopo 3 minuti, al di là del fatto che possa essere stato un infortunio, una casualità, un fatto, insomma un problema anche del campo. Poi per 87 minuti, che squadra si è vista assoverato? Stavo dicendo io. Cioè, noi subiamo questa metamorfosi a livello di fuori casa. Vabbè, avevamo assente importante, avevamo Palermo che non era a disposizione, che erano 2 mesi, e per la questione del 94 l'abbiamo dovuto mettere in campo direttamente, ha dovuto giocare al posto di Maisano, quindi non è poco, perché gli altri 94 che avevamo era Casella, che è un centrocampista ma non costruttivo ma di contenimento. In più avevamo Caparrotta, che è un 94 ma è un centrale difensivo. E lì è una postazione un po' delicata. Capito, quindi mettere questi ragazzi fuori ruolo, non lo so fin quando poteva andare. E il mister ha preferito far giocare Palermo, che con i piedi è buono. Però il Palermo dopo 10 minuti, vuoi perché non era i 90 minuti, bravo, vuoi perché stavamo perdendo 1-0, vuoi che perché la tensione si era già un po' surriscaldata, ha detto al mister: mister non ce la faccio,
capito? Quindi è cambiata un po' anche l'impostazione della squadra. L'impostazione della squadra, e là noi avevamo l'assenza di Maesano sulla sinistra, l'assenza di Leone sulla destra, e quindi solo avanti avevamo Persia, capito? Quindi a centrocampo avevamo Marco che sta recuperando da un lungo Piazza. Infortunio, Piazza, ne mancava pure Gregoraci. Quindi non è facile. Si puntava forse un po' e ci si aspettava che il Sovrato potesse essere un po' stanco tra la partita di Coppa del mercoledì, sì, e tra il giovedì successivo che hanno giocato però la Juniores, però, devi però ha avuto dei ricambi la importanti. La stanchezza ci sta pure, però certo. Se va a giocare fuori casa una squadra. Però se gioca sempre in nel... casa ha un fattore in più. È un fattore in più perché è come tu stai a casa tua e conosci l'ambiente tuo, capito? Quindi pur togliere uno che è stanco, mettere un altro, un ragazzo oppure un under... Si adatta meglio alla partita perché gioca in casa. Si adatta meglio, hai capito? Quindi noi, ti ho portato l'esempio di Palermo. Se Palermo noi la partita la facevamo a Scalea, era totalmente diverso. Certamente. Poi il campo vuol dire tanto, perché noi ci stiamo allenando dal 1 agosto sul sintetico. Noi come troviamo campi terra battuta andiamo in difficoltà. Andiamo in difficoltà. E poi sei costretti a fare anche un altro tipo di gioco. Bravo, sì, eppure è costretto perché tu con tutte quelle impostazioni tattiche che fa mister. Palla a terra è difficile giocare fuori casa. È difficile perché tu dai la palla, cioè l'attaccante ti fa la sponda, la palla se ne va più fatta soia, capito? E quindi non è che puoi fare uno, due, devi fare sempre più spizzico palla e cose. E non sempre ti riesce perché, ti ripeto, se Persi a fianco aveva i giocatori dove veloci che possono andare nello spazio, capito? Quindi eravamo bloccati dietro, bloccati dietro. Abbiamo cercato di fare per i primi 20 minuti, no, perché abbiamo subito sono mancate le alternative davanti, insomma, sì, con l'assenza dei due veloci. Come infatti un mister secondo tempo ha dovuto rischiare Leone, perché Leone viene da un brutto intervento, sì, l'abbiamo visto e rivisto in diretto, quindi sì. Non, e aveva liquido nel ginocchio, è stato buttato nella mischia. A rischio che si poteva far male. Infatti. Quindi diciamo che abbiamo cercato in tutti i modi di raddrizzare questo risultato, ma non è venuto. Partita che però non lascia forse tanti segni negativi, perché per questa serie di motivi, non che ci si aspettasse di perdere, ma si sapeva che si andava incontro a una partita difficile, soprattutto per le assenze. E adesso arriva il Rende in casa, che è una squadra abbastanza attrezzata, la si dava anche per possibile vincente del campionato, poi il Montalto ha accelerato, però forse questa è la partita veramente chiave dopo questa serie di vittorie casalinghe, serve la partita perfetta per andare al riposo, alla pausa. Se non vogliamo retrocedere, dobbiamo... In casa vincerle tutte. Dobbiamo vincere tutte, perché o che viene il Rende o che viene... chi viene viene. Cioè dobbiamo scendere proprio motivati al 100% perché sennò si retrocede. E non c'è nessuno che ti regala niente. Ti regala niente, perché lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto ieri a Soverato. Cioè, partita tranquilla, che noi potevamo vincere, cioè con un altro organico. Noi andavamo là, facevamo anche perché loro diverse. Forse tutte queste velleità di classifica ormai non le hanno più. Bravo, sono bravo, tranquilli per questo, là e... per questo. Allora se tu ti fai trovare con gli porgi il fianco è finita, certo. È andata male, ma insomma bisogna rifarsi in casa nella prossima giornata, che adesso andiamo a vedere insieme che cosa ci prospetta. La 12ª giornata è l'ultima prima della pausa pasquale, queste le partite previste: Bovanese, Brancaleone, Montalto, Isola, Rossanese, Nuova Gioiese, Castrovillari, San Marco, Guardavalle, Roccella, Scalea, appunto, Sersale, Siderno e Palmese, Soverato. Prima di fermarci per la pausa, mister, ti voglio chiedere di spendere due parole per purtroppo un lutto che ha colpito la società dello Scalea, con il massaggiatore che insomma... Sì. Diciamo improvvisamente... Cioè qua ci ha colto tutti di sorpresa. È venuto a mancare. Perché negli ultimi periodi veniva, non veniva, veniva, non veniva. Cioè noi non sapevamo che lui non stava bene, ma non lo sapeva nessuno. Cioè come infatti noi siamo stati costretti a chiamare a Marco, quello che lavora da Pasquale Marco Fortunato, il fisioterapista,
perché ci serviva per sostituirlo, perché lui veniva, poi non veniva, oppure, ma io sono convinto, poverino, che lui lo sapeva quello che aveva, però non lo diceva. Stiamo parlando ovviamente di Gianluca Di Domenico. Io personalmente il ricordo che ho è di una persona mite, una, dolce, persona, una persona molto dolce, tranquilla, molto buona, disponibile. Buona, buona. Ti volevo chiedere appunto il tuo ricordo a nome di tutta la squadra. Questo... Ma a nome di tutta la squadra siamo rimasti tutti quanti allibiti a questo fatto che è successo, perché noi ce lo ricordiamo positivamente, perché era il gigante buono, capite? Il gigante buono, cioè, come gli dicevi, Gianlu, mi fa male la spalla, metti sul lettino che ti sistemo, non c'è problema. Grande disponibilità. Grande disponibilità, sempre in qualsiasi orario. Cioè lui non aveva orario, non è che diceva vengo dalle 2 e me ne vado alle 4 perché c'ho da fare, veniva dall'1 e se ne andava alle 11 di sera. Cioè rimaneva, dopo gli allenamenti, rimaneva con Maurizio nel magazzino là, a chiacchierare, a prendere. Aveva trovato evidentemente anche lui un bel ambiente. Sì, aveva trovato un bel ambiente. Io l'ho saputo venerdì a cose fatte, perché mi sembra che è stato così la dinamica come l'abbiamo saputa noi. Cioè il mister Infantino ha chiamato a Teducci, a Cetraro. Cetraro poi, Teducci gliel'ha detta a Marco Piazza e Marco Piazza ha avvisato a noi. Io quando sono arrivato venerdì al campo ho visto Santino, il mister nostro, Bellinvio. Ha detto, Sant'Elio, sai cosa è successo? Che è successo? Cioè, ma ha detto che uno... Che è successo? No, ha detto, Gianluca è morto. Ma... E com'è? Dice, no, un tumore al cervello, fulmineo. Ma... Cioè, siamo rimasti tutti quanti là, hai capito? Sul cliva là, hai capito? Sì. Perché noi in settimana Carmine Reda lo chiamava, anche Longobucco lo chiamava, però sì, il telefono risultava sempre non raggiungibile, hai capito? Perché... Essendo che non si faceva vedere al campo, lo chiamavano, ovviamente, però non riuscivano mai a mettersi in contatto con lui. E poi purtroppo abbiamo avuto la brutta notizia. Un abbraccio ovviamente ai familiari. Ai familiari, ci stanno, sì, tranquillo. Ci stanno, noi sicuramente, come io so che con il Rende faremmo il minuto di raccoglimento. Certo. Già stanno facendo la richiesta in Lega per fare il minuto di raccoglimento, è il minimo che possiamo fare. Certamente, è il minimo davvero. Noi ci fermiamo un attimo per una breve pausa, poi torniamo continuare a parlare un po' di calcio giocato, lasciando da parte purtroppo queste brutte notizie e cercando di capire domani che partita potrà essere per la Juniores di Mister Possidente. A fra poco.